Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buonasera, buon anno perché questa puntata numero 9 di Insieme a Canestro, oggi giovedì 14 gennaio 2021, è la prima puntata dell'anno. Quindi, formuliamo i nostri migliori auguri a tutta la platea di tifosi biancorossi e di appassionati della VL. E la prima puntata, appunto, del nuovo anno, dopo un paio di settimane di pausa natalizia, che comunque ha regalato tantissime soddisfazioni ai nostri tifosi. Le feste hanno portato non bene, ma benissimo. Come dicevamo, la squadra si è qualificata per le Final Eight di Milano al forum di Assago dopo tantissimo tempo. Passiamo alla presentazione degli ospiti in studio che mi accompagneranno in questa prima puntata del 2021. Alla mia destra, Tyler Lee Kane. Welcome to our program, Tyler. Thank you, Thank you so much. Thank you for having me. I'm very happy to be here. Amos Benevelli, un'altra magnifica vecchia gloria della VL. Buonasera a tutti. Senza baffo. Senza baffo. È stato uno shock quando l'ho visto, senza baffo. Dopo diremo il perché. E Marco Bedinotti, giornalista ed opinionista. Grazie, Marco, di essere con noi. Bentrovati, grazie a voi. Ricordiamo che Rossini TV è visibile in tutta la regione Marche, anche in streaming, in Facebook. Quindi potete seguire in diretta la puntata. Abbiamo attivato anche un numero di WhatsApp che prego la regia di mandare in sovraimpressione. 346, 367, 3780, mandateci i vostri commenti, i vostri suggerimenti, le vostre battute anche da girare ai membri, giocatori della VL che come sempre, come sapete, rispondono molto volentieri. Allora, Tyler Lee Kane, thank you for being here, first year in Pesaro, first season in Pesaro, prima stagione a Pesaro ma ora una breve storia della tua vita. Della mia vita? Sì, della tua vita, ma ho preparato tutto, quindi hai solo da dire sì, corretto o no. Gli ho detto che adesso presentiamo una sua biografia che io mi sono preparato, poi chiaramente lui confermerà se è giusto o non è giusto. Adesso, a parte, sto joking Tyler. Sei nato il 30 giugno 1988. That è corretto. Correct, questo è giusto, è nato il 30 giugno 1988. Tuo padre Richard, tua madre Lori e tua moglie Erika. In yeah. Rochester, Rochester Minnesota. Minnesota, yes, that's yes. where I'm from. Ma ci sono molti Rochester in the US. There's a couple that are known, I think, one in Rochester, New York, and then one in Rochester, Minnesota. Those are the two that, ah, happy, two. that I know. Okay, ci sono solo due Rochester eh, negli <laughs> Stati Uniti, una nel Minnesota e una nello stato uh, di New York. Eh, nel 2002 ti iscrivi alla John Marshall High School, right? So, in, John, yep. in 2006 I graduated from John Marshall High School esatto, e che è un liceo statale sempre di Rochester, it's a yes, public uh, yes. high school e the symbol, the logo of the school is a rocket the rockets, that's correct why? I, have no, I, I don't know, I don't know the history behind it, that's just what the name is gli ho chiesto, il logo della high school è un razzo come quello degli Houston Rockets yes, <laughs> similar, yes. però non mi, sa, non mi sa rispondere sul motivo di questa scelta. E in questa scuola tu diventi un basketball star? Sì, ho imparato, io ho imparato basketball e ho imparato l'americano. Quindi, questi erano i due mm -hmm. so sports where, you know, ho played a and e ho enjoyed, it. you know, that was where I kind of started to really get serious about sports. Ha cominciato giocando sia a basket che a football americano ed era forte in tutte e due gli, le discipline, poi because of your age maybe you opted for basketball. Uh you know at first I really liked football, you know I ah, was okay. really a big football. It's you know me and my friends we really enjoy playing football and uh it just got to the point where I had to pick one and uh I chose basketball to continue with basketball. Ha detto che è più appassionato di football americano anche perché tutti i suoi amici giocavano a football americano, però nel momento in cui ha dovuto scegliere Giunto a un bivio ha scelto il uh, mm -hmm. basket. Quale ruolo ha play? In football? No, in football. Uh, in football ero no, un oh. oh. um, end quindi e un tight end on offense. Ok, era un uh, difensore yeah. in, in difesa e in attacco? Sì, yes. un uh, tight end, un wide receiver. Like, uh, ah, receiver, tipo yes. di ricevitore. Scusate ma io non <laughs> sono molto... <laughs> <laughs> Mi perdonerà uh, il presidente degli Angels. Fabri. Uh, ecco, non mi veniva in nome. Il grande Frank. <laughs> il grande Frank che, tra l'altro, so che ci segue sempre con tanto uh, affetto. You were <coughs> even uh, uh, inserted in the list of uh, Minnesota Mr. Basketball. Yeah, I was What's on that, that? list. Um, you know, every state has a list of their top basketball players of that year. And uh you know I was lucky to be on that list for that year so that you was that. in the list or you won? I did not win it. No. I can't, I can't remember who won it my year but Ecco, Tyler era stato addirittura inserito nella lista del Minnesota Mr. Basketball di quell'anno che è un premio che va ai migliori giocatori della high school, ma eh, poi il premio non si ricorda a chi è andato. Nel 2006 il passaggio alla University of South Dakota. Sì, yes. so dopo la scuola ho scelto di attend the University of South Dakota. Non ero yeah, così lontano da casa, circa 4-5 ore so auto. Non così lontano, soltanto 4-5 <laughs> ore di macchina. Non così lontano. Sono 3 ore e 40 di aereo. 3 ore e 40 minuti di aereo. Yeah. Ma per le distanze statunitensi sono il yeah, nulla. <laughs> You were there, and why do they call the, their team Coyotes? Um, Perché chiamano il loro team, coyotes, team Coyotes. Yes, um, in South Dakota, that is a, a popular, you know, an animal that you would see in the wild. I think that is. Uh, You know, I didn't see too many when I ero, but uh you know, they're, they're, they're around in the wild when okay. you go out. So. Così abbiamo svelato anche il mistero. Che in South Dakota è popolatissimo da questo animale selvatico, che è il Coyote. Da noi è molto famoso per Willy. Il Coyote. Lo conosciamo solo per il cartone animato. Lui stesso ha detto che non ne ha visti tanti. In your four years of university, you, start, you started 150 times mm -hmm. out of 120. Mm -hmm. Sei partito 115 volte su 120 yeah. nel quintetto. Um, yeah. So I went there. You know, it was a good opportunity for somewhere I could go play. And um, you know, my first year was a big learning experience. You know, I was young and playing a higher level of basketball, so it was a, my first year was a big learning sì, experience. Sin dal, dal mio computer, primo so I maturato tanta esperienza. You know. Poi sono sempre migliorato con il passare degli anni e del tempo fino al livello attuale. Ok, e nella stagione 2009-2010, in the season 2009-2010, okay, vinci le premio come miglior giocatore della Western Conference. È stato un anno Sì, è stato year. un anno speciale sia per me che per la mia squadra. Abbiamo vinto la Western Conference. Ho vinto sia le premio di miglior giocatore che quello di migliore difensore. È stata una grande annata per me e per il mio team. Nel 2010, in 2010, nel 2010 a Proda in Europa, in Lettonia, un contratto da uh, Vef Riga. Yes. Um, you know, I didn't. You Where know, you win two seasons? Yes, we won the championship yeah. two years there. Um, you know, I didn't know much about you know playing basketball overseas. I didn't know anything about Latvia, Lettonia, I didn't know about Riga. Um, so it was a it was a great experience. You know, I went to a, a good city. Non sapevo nulla della Lettonia. Non conoscevo Riga. È stata una bella esperienza, una buona lega, un buona club. Nei primi due anni abbiamo vinto due campionati. Un'ottima esperienza con il basket europeo. Ba, si è stato totalmente bene alla VEF Riga con i due anni che addirittura firmi un terzo anno per i Barons Quartals. hai speso yes. un buon tempo in Riga e hai firmato il primo contratto per i Barons Quartals nel terzo anno? Sì, io ho speso il mio terzo anno anche in Riga con un'altra squadra che era molto competitiva, in quello che era la Baltic League uh, all'epoca. Sì, anche loro sono una squadra molto competitiva. Player, Abbiamo combattuto per il titolo fino alla fine on, uh, e anche questa è sì, stata sì, una sì, bella, sì. bella sì. esperienza. Ok, e finalmente nella stagione 2013-2014, questo ve lo ricorderete sicuro, a Proda in Italia, non lontano da qui, quindi quasi fosse una profezia, esatto, a Forlì in a2 con la... E Fulgor uh, Libertas. Poi dal 2014 al 2017 hai preferito uh, mangiare francese, hai preferito il vino francese. No, no, il uh, vino francese. Hai preferito Dijon e Reims. Mm -hmm. Tre anni. Yes, um, three years and after my you know, one year in France, or one year in Italy, sorry. Dopo un anno in Italia ho suscitato molto interesse nella Lega 1, 1 francese, ho deciso di cogliere l'occasione ed il primo anno ho giocato a Pau, dopodiché sono stato richiesto da altri club e sono rimasto 3 anni. And two years ago, two years, sorry, you spent in Varese. Ha giocato due anni a Varese con l'Open Job Metis. L'anno scorso a Brescia, quindi la scorsa settimana i tuoi ex compagni di squadra. E finalmente la Prodo a Pesaro quest'estate. E, e veniamo appunto alle statistiche. Sapete che c'è il momento delle statistiche dedicate al nostro campione, intanto è il miglior rimbalzista della Lega. 9,3 rimbalzi a partita. Questo ci riempie di orgoglio e di felicità. 12,8 punti di media a partita in 13 partite. Ricordiamo che ha saltato un paio di gare. Ha il 58,6 da 2, 64,6 nei tiri liberi e da 3 free zero, points. Zero. zero. Why? Zero. Yes, <ride> L'ho notato anch'io, ma sarà un errore del sito della Lega? No, non ha mai tirato. <ride> uh, have, abbiamo, abbiamo vari una, tiratori una, da tre punti, non c'è bisogno che tiri anche io. Ehm, Tyler, ehm, quali sono state le tue sensazioni quando una società blasonata come Pesaro ti ha chiamato e ti ha detto: perché non vieni a giocare da noi? Um, you want to in inglese, so in ok. Uh, what was your feeling when uh, you were called by such a famous and glorious team as uh, uh, Victoria Libertas? Um, it was you know, a good feeling because you know, what I have heard from people around Pesaro and about the, the club, the culture, the fans. Um, you know, obviously, there's such a great history here, and um, when Coach Jasmine called me this summer, Bellissime sensazioni. Tutti mi raccontavano di Pesaro, delle club, dei tifosi. Ovviamente qui si respira la storia. Quando Coce Repesa quest'estate mi ha chiamato al telefono, subito mi ha espresso la sua idea di riportare Pesaro ai fasti di un tempo. Questa prospettiva mi allettava molto ed è stato simile al mio primo anno a Varese, quando dovevamo combattere ogni partita, ma eravamo consapevoli di quanto fosse importante per noi, per le club e per i tifosi. Tyler, uh, qui a Pesaro sei con la famiglia, dove abiti, ti trovi bene insomma nella nostra città? Yes, You, you understand. Yeah, yeah. repeat so I don't, <laughs> I don't, I don't uh, Can you repeat in English? So yeah, I okay. Um, where do you live here in Pesaro? Are you here with your family? Okay. Um, right now um, I live close to the sea, near the center. Uh, yeah. My family is not here right now, but uh, hopefully they'll be here soon. We are um, trying to figure out a time. Abito sul lungomare, vicino al centro. La mia famiglia al momento non è qui, ma spero che mi raggiunga presto. È quasi un anno che non li vedo tra Covid impossibilità a viaggiare e tanto altro, mia moglie e i miei due figli spero che mi raggiungano presto a Pesaro per godersi la città e per stare insieme, mi trovo comunque molto bene qui, con l'ambiente e con i tifosi. E uh, quali sono i tuoi, come sono i tuoi rapporti con i tuoi compagni di squadra, con Kane immaginiamo, the two Robinsons, uh, what's your relationship with your con i You know, we don't have a bad person on our team, you know, uh, that is, one thing that is... Ho un ottimo rapporto con tutti i miei compagni di squadra. Sono tutte bravissime persone, in primis come uomini e secondariamente come giocatori di pallacanestro. Quindi un'ottima relazione sia dentro che fuori dal campo. Ci divertiamo sia in allenamento che in partita. Direi che è un ottimo mix. Okay. E anche perché adesso abbiamo addirittura due Robinson. Ma se vanno male li sostituiremo con i them with two Simpsons? Abbiamo due not se non stanno bene li cambieremo con due Simpsons. <laughs> sì, è vero, molto strano e divertente avere due Robinson in squadra. Scommettiamo già tra di noi quanti altri Robinson il coach Repesa vorrà avere in squadra. Mm, Tyler, eh, ti piace più il vino italiano? Quello francese o la vodka Lettone, uh, <ride> yeah, vino italiano. Sure. Il vino yes, italiano, yes, Amos Menevelli. Siamo arrivati alla tua presentazione. Non ha tanto bisogno di presentare, forse alle giovanissime generazioni, ma un signore che ha giocato 250 partite con la maglia biancorossa tra il 76 e l'84. Hai conquistato la Coppa nelle Coppe nell'82-83. Perso lo scudetto. Perso lo scudetto, dopo ci arriviamo su sì, quello, scudetto. nello spazio vintage, perché tanto è tutto tuo. <ride> e, 8 stagioni a Pesaro, quinto in classifica all time, in maglia bianco-rosso ovviamente, con 3341 punti. Una media di 13,36 a partite. Ricordiamo che non esisteva il tiro del 3 se Sennò, quanti ne avresti fatti? Amo? Tanti. E io tiravo da molto lontano, <ride> perché mi marcavano molto stretto. Quindi, quando avevo spazio, tiravo. Eh, ce lo ricordiamo tutti. Eh. Ce lo ricordiamo tutti. E arrivavi da due squadre gloriose: dalla Sacla. Sì, Saclà di Torino, Torino e l'Alco Bologna. E Fortitudo Bologna. Ecco, non lo volevo dire, Fortitudo, sì. ho detto <ride> Alco. <ride> Perché poi eh, devo raccontare un aneddoto. che, sì. che sono capitato a Pesaro per caso, nel senso che non ero destinato a Pesaro. Ah, io. Raccontacela. Io ero destinato. Anticipa lo spazio Vintage? Sì, <ride> avevo già fatto sulla parola con Udine, con, dove c'era Jim McDaniels, il presidente era Snaidero e l'allenatore era Beppe Lamberti, ma era fatto sulla parola, il che eh, avevo venduto. Giauro a Pesaro, sì. era la prima scelta, e Giauro ha detto, ah, dopo avevano chiesto in seconda battuta anche a me, e Giauro mi dice, guarda se tu vieni con me io vado, se no non vado, come non vai? io l'avevo già fatto con, con Udine, lui praticamente era il mio braccio destro, perché i blocchi che faceva lui erano era il 50%, eh sì, perché era un armadio. Eri libero, sì sì. <ride> era un armadio, me lo e Alla ricordo. fine ho detto, vabbè dai, andiamo a Pesaro assieme. Sì. Ecco, questa è la... Tu pensa come si aprono sì. e si chiudono le porte della vita, incredibile. E dopo Pesaro? Do... Dicendo che il contratto era completamente diverso, perché il Sanedro era una potenza. Ecco, a quel tempo... Pesaro era uno squadra normale. Era 2 2 sì. Eh, esatto. Dopo sei andato un anno a Treviso e hai. Sì, un anno a Treviso e quattro anni, a, 4 anni Fabriano. a. Fabriano, esatto. Dove comunque hai giocato 130 partite, mica sì, due. Praticamente ho smesso 40 anni. Esatto. E, m, hai appeso le scarpette al Chioto dopo aver segnato 6.183 punti, hai deciso comunque di rimanere a Pesaro. Sì, perché la mia famiglia è a Pesaro. Sì. 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 Poi hai, cosa hai fatto dopo? Hai seguito solo tuo figlio o ti sei dedicato a... No, ma io avevo già un'attività avviata, sì. quindi ho continuato fino al 2000, mi sono trasferito in Portogallo, in parte facevo pendolare per direi otto anni, facevo sei mesi in Portogallo e sei mesi in Italia. Sì. E... Cosa figli... andavi in inverno in Portogallo? No, no, no. A no, svernare? Facevo, facevo no? due settimane là <ride> e due settimane... sì, 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 sì. <ride> Stava bene, eh, come sono funzionati adesso. <ride> sì, 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 fino al 2008, poi dopo dopo la, ho chiuso tutto, i figli sono rimasti sempre qui, hanno studiato, sono laureati tutti, bravi. Uno gioca ancora, penso sia agli, agli sgocci, perché sta, si è laureato, adesso fanno, sta facendo un corso un master alla Bocconi, penso che il prossimo anno chiuda, chiuda e si metta a lavorare. Senti, non hai mai pensato di fare il dirigente. Sono stato coinvolto appena smesso dal, da un amico Selci. Sì. Che mi ha detto, vieni, ah, vieni, 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 sono andato, però io già lavoravo. Eh, mi ha fatto anche giocare, siamo andati in B1, poi dopo mi sembra che siamo andati avanti ancora due anni o tre. Poi dopo ha seduto i diritti a Termo, abbiamo seduto i diritti a Termo. A termo sì. Esatto. E dopodiché non sì. l'ho più fatto. Era no. quell'unico anno in cui tra l'altro tuo figlio Andrea era nel roster. Eh... O sbaglio. No, Andrea no. Uh, no, no. No, mi sbaglio allora. No, perché Andrea è poi è andato a Foso Murone, a Foso Brone, a Fabriano, a Fabriano a Osimo, quindi. Okay. Non c'era. Marco, quante ragazze facevi innamorare con quel baffetto al palazzetto, te lo ricordi? Parliamo dei Benevelli da Novellara. Allora, no, insieme novellara, a lui. Novellara, 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 da Novellara. Novellara, città dei, ah. di città. Sì, infatti è un paese. Dei ottimo. nomadi, si chiamano tre moschettieri perché nello sport eravamo io, Catini e Malagoli. Sì, mi è rimasto impresso, che lui viene da Novellara. Del resto, Pesaro ha un seguito. A tutto questo perché prendi Ario Costa, prendi Magnifico, sono tutte persone che si sono stabilizzate a Pesaro, ma voglio dire, vengono da fuori. Quindi ciò vuol dire che a Pesaro si sta bene. Sì, però io adesso eh, non me ne vogliono né Walter no. né Ario, ma adesso ero, ero una domanda sul fascino dell'uomo. Beh, il fascino... Lui e Procaccini, gliel'avevo già detto sì, sì, a ma, Mauro, belli. quando era veni, venne qui, gli ho detto che c'erano tante i due ragazze belli. Che, che venivano al palazzetto sì, per sì, vedere sì, a era, loro. <ride> cioè, erano i due belli della squadra. Esatto. E quindi non so chi ha infranto più cuori delle sì. ragazze di Pesaro in quei tempi ma eh. non lo so forse no, non pareggio, è una cosa pareggio. tranquilla veramente non, non, non avremmo potuto fare attività, <ride> senti Marco io vorrei chiederti una cortesia innanzitutto ti faccio i complimenti perché per un momento mi è sembrato di essere in uno studio americano nel grazie, senso che grazie, stai facendo un buon lavoro per quanto riguarda invece Amos vorrei che ci raccontasse un paio di cosette. Lo possiamo lasciare all'ultima sì, parte sì, 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 all'ultima parte vuoi, sì, 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 perché abbiamo la nostra scaletta, ah, okay, 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 se okay, no, okay. mi distruggi Perfetto. tutte le sorprese, Perfetto. E Marco Bedinotti, sì. un altro baffetto da Sparviero che ha mantenuto. Sì, ma non ho avuto le donne che ho avuto. <ride> una carriera tra radio, televisione e sì, giornali. Ieri tra... mi raccontavi, mi hai fatto una sfilza di sì, nomi. Infatti io ho fatto lì ero, ero sono un po' il il nomade del, del giornalismo, <ride> diciamo, perché ho lavorato eh, in Leso del Carlino, al uh, Corriere Adriatico, ai tempi di Tonio Carino, al, al uh, Carlino quando c'era Sauro Brigidi, ho scritto su tutto Sport per la Vispesaro e ne ho fatte di, di cose. Ho, mh, ho fatto un giornale mio eh, fino a pochi anni fa che si chiamava Media Service, anzi no, si chiamava Sport Magazine per dire la verità sotto il nome di Mediaser, sì. poi ne ho fatte tante, sicuramente... Racconto, dici un po' di nomi di quelle radio che mi hai elencato. Ma io direi tutte. Tutte. Sì, 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 tutte. Addirittura una non la cito perché non mi va di citarla, ma <ride> voglio dire, a cominciare da Radio Punto, Radio Incontro, Veronica. Veronica con il povero, un mio amico poveretto che ci ha lasciato da poco tempo. E, mi dispiace Paolo. Come si chiama? Mi, mi sfugge il eh, nome. Mi sfugge il nome, sì. Però ho capito, sì, sì. Poi hai fatto anche molta televisione. Tanta, ho fatto 16 anni a Tivor S e poi ho fatto una decina di anni a Tivor Centromarche. In quel periodo avevo l'esclusiva della, della, della Savolini. Ecco, proprio per questo, visto che hai questa lunga militanza al fianco della VL. Adesso non mi dire questa, questa e quella, una sola formazione che ti è rimasta non ovviamente la, quella non, della Scudetto. Non me la ricordo, sì, no. sì, sicuramente, sì, sì. sicuramente sì, anche perché ti dico lo Scudetto che abbiamo vinto a Varese, ero là presente, mi, mi ricordo molto bene perché mi hanno sfasciato la macchina, quindi proprio demolita, <ride> però abbiamo allo lo Scudetto, chi se ne frega. Eh, sicuramente sì. Cosa non... c'avevi l'assicurazione per lo sport? No, nessuna assicurazione. <ride> Comunque, certo, mi ricordo: Cook, Dei, Magnifico, Costa, e Gracis. Poi c'era un giocatore che è adesso sta a Rimini. Non mi ricordo il nome: Zampolini, eh, sì, eh, sì, no, Zampolino. No, Zampolino, dicevo Vecchiato, Vecchiato sì, 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 sì. che ha vinto un campionato insieme all'allora alla, alla Scavolino. Esatto. Erano dei tempi bellissimi dove noi giravamo l'Europa, perché Scavolini era talmente disponibile che si pagava tutte le trasferte, però solo il volo aereo, e noi come giornalisti ci pagavamo solo l'albergo. Quindi era una cosa molto molto bella. Abbiamo girato praticamente ah, tutta, tutta l'Europa. Certo. Sì, 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 sì. Ti aspettavi una stagione così? No, <ride> assolutamente no. Dopo le sofferenze di otto anni consecutivi, sette anni che io e il collega Mirko Faccenda abbiamo seguito continuamente anche in trasferta e guarda, di Magoni ne abbiamo mandati giù tanti. Poi è arrivato il miracolo, perché io lo, lo definisco un miracolo, quello che hanno fatto Ario Costa e il suo staff, è veramente un miracolo. Poi credo che nel miracolo ci sia un santone che deve essere assolutamente citato e adesso lo citeremo okay, okay. abbondantemente, sì, sì, abbondantemente. anche perché Marco tu gli allenamenti li vai a vedere ogni tanto no? sì quando eh. è libero quando si può vado sempre se c'è la porta aperta vado sì. se non si può come in questo periodo di maledetto covid mi dispiace ma non posso andarci Ecco, veniamo all'attualità, all alla partita di domenica. Invito la regia a mandare in onda gli highlights. Una vittoria annunciata, ma proprio per questo non poteva esserci un migliore regalo di inizio anno. Pensate che l'11 gennaio 2020, esattamente... E dopo un digiuno durato nove mesi dal 31 marzo 2019, Pesaro vinse, eh, quando Pesaro vinse l'ultima partita contro Avellino, riuscimmo l'anno scorso, dopo 16 KO consecutivi, a vincere a Bologna. Qui a Bologna. esattamente dopo un anno, ovvero l'11 gennaio 2021, quindi corsi e ricorsi storici. E dopo nove stagioni finalmente ritorniamo alle Final Eight che ricordo si terranno al Mediolanum Forum di Assago dall'11 al 14 febbraio prossimo. Tyler, 9 anni dopo che Victoria Libertas finalmente succeeded riuscita a entrare nelle Final Eight. Sì, siamo consapevoli del peso della storia delle club. Siamo molto orgogliosi di far parte di quel gruppo di giocatori che ha riportato il club alle final eight. Era un obiettivo all'inizio della stagione, un obiettivo che abbiamo coltivato con estrema serietà e per il quale abbiamo lavorato duramente. Amos, te l'aspettavi che Reppes compisse questo miracolo? Reppes era un personaggio e secondo me quello che gli ha dato tranquillità è stato... Oh la riconferma del sponsor che è notevole anche per la capacità che hanno finanziaria e di prospettive, perché quello che è venuto a mancare negli ultimi anni era sempre fare il campionato risicato con somme che alla fine prendevi i giocatori con i soldi che avevi, e per sette anni si se sono 5-6, non mi ricordo, sono salvati sempre alla fine. Ah, Quindi, ha ragione Marco, a dire che veramente Ario e Amadori e Primo Tonucci sono stati veramente bravi a resistere, a resistere perché fare eh, squadre, campionati di Serie A dove ti trovi a giocare contro gente che investe milioni e tu sei lì con l'acqua sempre alla gola fa, fare le nozze con i fichi secchi per tanti anni è stato difficile, sono stati veramente bravi. E adesso spero che sia eh, la svolta perché quando è così, sai, quando arrivi con la chimica giusta, i giocatori hanno il ruolo giusto, e le cose vanno bene, e poi hai chi sa gestire, soprattutto come Repesa, una, una squadra che, che è giovane, quindi deve crescere. Penso che il futuro sia, sia nelle loro mani, c'è il vantaggio di avere un personaggio, uno sponsor che è appassionato. Che non è facile, si trovano sempre gente che vuole investire, pubblicità, subi pubblicità subito, ritorno subito, ma non è così nello sport. E l'abbiamo visto domenica scatenato in curva. Non è così <ride> nello sport. Eh, speriamo che, che, che ripeta quello che ha fatto la famiglia Scavolini, che loro appassionati sperare non costa niente, giustamente. Hai tirato fuori la chimica. hai parlato about the right chemical, which is a typical sentence that always repeat at each press conference Yes he's a... Uh, la parola chimica in ogni conferenza stampa repesa la tira fuori volevo la conferma da parte yeah. di Tyler you, e anche nello <laughs> spogliatoio succedesse la stessa cosa You hear it at every press conference exactly. and, and we hear it every day at practice every day every so, day. so uh, no he's uh, something that he you know takes seriously and he understands seriously um, Sì, sì, voi lo sentite ad ogni conferenza stampa e noi lo ascoltiamo ogni giorno in allenamento. È qualcosa che prende molto sul serio. Anche con i cambi recenti si è creato un bel mix tra noi. Capisce subito la chimica tra i vari giocatori. Chemistry, Sì, ho fatto un errore. No, Giusto. chemistry, non chemical. Parliamo dell'ultimo gioco versus i vostri teammates. Prima di tutto,. Parliamo un attimo dell'ultima partita contro i tuoi ex compagni di squadra. Innanzitutto sei stato contento che la tua ex presidente, Graziella Bragaglio, ha dichiarato quanto manca Kane in questo momento ad una squadra come Brescia. Sì, qualcosa che quando ci io ho apprezzato il mio tempo a Brescia, siamo riusciti a ottenere molti giorni, avere molto fuoco, ci siamo stati buoni persone a Brescia e, you know, i miei uh, you know, we um, you know, teammates. I, you know, have a lot of ci siamo separati in estate, that... ma devo ammettere um, che but sono but stato you know, molto I bene was, a Brescia. You know, ho giocato parecchio, un bel rapporto con Israel, i tifosi, ottimi ricordi lì, you know, ma da quando sono venuto via, le mie attenzioni sono tutte per Pesaro. Um, um, e quello che know, dicono adesso, sì, ok, mi fa piacere, ma il mio focus è qui, per vincere qui. Ok, parliamo del gioco. E la prima metà non è facile. Parliamo un attimo della partita: è il primo tempo non facile, molto fisici loro e noi, grosse difficoltà nelle penetrazioni e al tiro. Sì, ogni gioco è fisico e ogni team, you know, a problemi Quindi, Ogni partita è fisicamente difficile ed è sempre una sfida per noi. Nel primo tempo molto dura, poi ci siamo ripresi sia nella fase offensiva che quella difensiva ed è ciò che ha consentito poi di vincere la partita. Marco, te lo aspettavi un Filipovic formato Eurolega? Direi di no, perché le prime partite insomma, non è che si sia messo in mostra in modo positivo. Poi col tempo è maturato e ha, con, ha conquistato tutti. Filippovic è sicuramente un punto di riferimento. E tornando al discorso precedente, oltre alla chimica e alla concentrazione c'è il rispetto di Repesa nei confronti di tutti e di tutto. E questo vuol dire che è un, è un allenatore sopra le righe. È un santone. Un santone. È un santone. Amos invece finalmente, filloi e ha giocato una signora partita domenica. Sì, lui è un, un giocatore di, di esperienza, forse eh, ha avuto bisogno di un po' di tempo, perché i giocatori che mh, hanno in mano la squadra devono conoscere bene, dopo può capitare di, di, di avere dei periodi di, di appannamento, me lo so benissimo, succede, succede, però un giocatore di classe che ha fatto squadre che veniva da, da, da Venezia, quindi ha ah, esperienza. Io voglio dire un'altra cosa, il vantaggio di, di, di questa squadra secondo me che è che cioè, questa crescita è dovuta al fatto che non c'è pressione, nel senso che non c'è il pubblico. Costa non sarà sicuramente contento perché viene a mancare una parte di budget fondamentale, però oh, tu sai che quando giochi soprattutto a Pesaro... Che le cose non vanno bene. I mogugni. I mogugni. <ride> sì. Un'altra cosa per i giocatori che si allenano sempre tutta la settimana, giocare senza pubblico non è bello. Te lo dico per esperienza, che sì. tu arrivi la domenica. Hai mai hai giocato voglia di senza giocare senza pubblico tu? Mai. Mai. Hai Neanche... voglia di giocare di vedere il pubblico. Di, di, sì. di... Tu giochi per se stesso, per la squadra, ma anche per chi ti viene a vedere. Certo. Eh. Quindi secondo me uno dei vantaggi che può avere dato questa sicurezza nei giocatori è non avere fuori chi ti critica, puoi avere l'allenatore che ti dice guarda sbagliato, è sbagliato, ma è l'allenatore, è quello che ti, 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 ti fa allenare tutti i giorni. Ecco. E certamente però non è, non è non è bello fare un campionato dove non c'è il pubblico, non esiste, non, non... È, è assurdo. Sì, è quella, la mancanza di pressione sì. chiaramente è un po' quella che... Dicono sì. contro i, i, gli avversari del Milan che dicono sì. che il Milan gioca bene, lui è milanista. No, 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 io sono Juventino. Ah, Juventino, per pensavo fosse Rossonero. Ti volevo farla No, perché chi, 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 lo, chi lo vede da fuori non può capire. Ma ci sono tanti giocatori che non sentono la pressione, ma tanti che la sentono, quindi... sentono. certo, comunque, fermi. però lui, il, discorso, sì. il discorso che facevamo potrebbe essere un'arma a doppio taglio, nel senso che col pubblico probabilmente i giocatori si esaltano, riescono anche. Ad esaltarsi e magari senza pubblico si deprimono. È un po' mh, mh, un filo finissimo che sì. tenerei qui due cose separate. Non so se amo Lo se... sai, venendo. Sì, tu sei più esperto era, me, era una squadra che per sette anni capito, non... ah, ha sofferenza. lottato, ha lottato, e sai, il pubblico poi vuol vedere vincere, tu sai che. Certo, Adesso certo. le cose sono cambiate perché ormai eh beh... l'indirizzo della squadra è quello, quindi non è che. Certo, può... certo, certo. Tyler, prima del Covid uh, hai mai giocato senza pubblico? Before Covid, did you ever play without a fans? No, prima delle Covid, mai. La scorsa primavera abbiamo giocato una partita di Eurocup senza pubblico. È la prima volta che gioco senza pubblico, ma purtroppo devo ammettere che sta diventando normale. Ti mancano un po' i tifosi, le loro incitazioni, gli urli a pochi metri di distanza. Sì, il basket italiano, così come la Serie A, sono eventi carichi di passione. Tra l'altro tutti mi hanno detto che Pesaro è una delle piazze che con i migliori tifosi e spero di poter now, sperimentare presto il yeah. loro calore So please stay another year and uh, you will experience what the uh, supporters of Pesaro yes. are able uh, and um, nelle due settimane che non ci siamo non siamo andati in onda abbiamo giocato alla pari sia contro Bologna che contro Milano cioè veramente bastava pochissimo e Repesa e sicuramente questo lo ha segnalato anche alla squadra che non si è voluto accontentare. Giusto certo. Marco? Ma guarda, io faccio un passo avanti. Tu credi che questa VL vada a Sassari già battuta? Assolutamente. Assolutamente no. no Ormai siamo capaci di tutto. A certo, a Sassari <ride> loro vanno per vincere, perché la mentalità di, eh, eh, di Repesa, e la mentalità di Repesa per fortuna, L'ha eh, diciamo, fatta avere a tutti i giocatori, compreso Tyler King. E, e loro vanno per vincere perché, tanto ormai, a parte che si sono già qualificati, quindi magari si può dire dopo è perché eravate già qualificati, è perché Sassari non ha tirato la partita, ma non è vero. Loro vanno per vincere perché questa è la mentalità dell'allenatore, un allenatore che non vuole perdere mai e se perde riconosce le sue colpe e riconosce i suoi, i suoi giocatori. No? Tyler, le eh, tue impressioni su Sassari, visto che adesso do, domenica andiamo a incrociarla alle 19, ricordo a tutti i nostri telespettatori, domenica sera alle 19 e, e poi la incontreremo nella prima gara, negli quarti di finale con, di Coppa Italia. Your impression about uh, Sassari? Oh. You know, it's they're a very good team. Um, we have to have a, a good week of practice to prepare ourselves. Ovviamente è un'ottima squadra, ci stiamo preparando con molta attenzione, con particolare focus, perché l'abbiamo già incontrata in passato e la riprenderemo poi nelle final eight Dobbiamo affrontarla con il massimo della serietà e con tutta l'energia che abbiamo. Amos, una domanda che ovviamente non posso rivolgere a lui, perché sarebbe troppo diplomatico. Ma tu ci credi che si possa entrare fra le prime 5-6 e, e arrivare a una competizione internazionale il prossimo anno? Marco ha già risposto. Bah, bisogna vedere sai, la, la continuità che riescono a dare, perché ci sono anche tanti ragazzi giovani che sono qui per il primo anno, devi, devi, devi amalgamarli. Quello che eh, ti dà la forza sono le vittorie. Sono le vittorie. Dopo può, può capitare, sai, eh, costruire una squadra così dall'oggi al domani non è semplice. Volere tutto eh, in un anno non è facile. Possono anche, hanno la capacità, secondo me, potenzialità di poterlo fare, certo. Devono credere, devono eh, migliorare magari in quelle cose che peccano qualche volta. Ho visto che hanno dei, dei, dei blackout ogni tanto, ma questo capita a tutti, eh. Togliere quei, quei minuti e ora è una squadra dove completa in tutte esatto. le parti. Marco, sei pronto a riprendere l'aereo il prossimo anno? Io faccio ah. i voli pindari. Senti una cosa: noi abbiamo vinto due scudetti. Uno l'abbiamo vinto partendo dalla quinta o dalla sesta posizione, non mi ricordo bene. Quindi, perché non crederci? Addirittura, quindi alza l'asticella. Sicuramente. Il mister Bedinotti sì. non, <ride> non pone limiti. No, perché voglio dire: la squadra ha dimostrato di essere una squadra sì. finalmente. Ci sono sicuramente possibilità di miglioramento, no? Abbiamo, eh, magari la società andando avanti e vedendo qualcosa di interessante potrebbe anche intervenire in qualche modo senza ovviamente rovinare gli equilibri. Certo. Però voglio dire, abbiamo vinto uno scudetto partendo dal quinto o sesto posto. Ma sai, per, dico, per esperienza forzare le cose non è mai bene. Cioè quando tu vieni da 5-6 anni dove hai sofferto tantissimo, certo. hai trovato un equilibrio Accontenta. devi. No, 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 no per, creare, per creare, capito, una mentalità di, sì, di avere sì. il tuo tempo, perché poi eh, non è così semplice. L'innesto di Gerald Robinson come lo vedi? Beh, sinceramente non lo conosco, però ho ah. un americano in più uno che viene da, da Roma dove ha fatto bene. Non Forse un po' arrugginito ancora, diamogli un attimo sì, tempo vabbè, per oliare. Devi trovarti sì. entrati in un, in un gruppo nuovo, quindi è normale che ci voglia tempo. C'è un problema da risolvere e spero che Ario mm. e il suo staff lo risolva. Noi fino all'anno scorso avevamo sempre per sette anni una squadra nuova. Quest'anno dovremmo in qualche modo partire, l'anno prossimo per il prossimo campionato, con una squadra già, eh, già rodata, con dei punti di riferimento già importanti. E è, un Quello po'... è stato il problema del, della negli ultimi sette anni. Tutti gli anni cambiamo sette giocatori. Non puoi, non puoi. Ma questo è per, per questioni economiche. Chiaro. Sì, sì, chiaro sì, certo. Chiaro. Tyler, let's speak about NBA. In our program, we always close with some minutes. Parliamo un attimo di NBA. Come sempre, chiudiamo la prima parte del programma sulla Lega Americana. Stai seguendo la stagione? <laughs> sì, I sempre, non tutta la notte. Di solito alle mattino quando mi sveglio do un'occhiata ai risultati e guardo un po' gli highlights. E qual è la tua squadra preferita? Ah, you know, I don't really have a favorite team. No, no, I enjoy watching good players play. Non ho veramente una squadra preferita. Mi piace guardare le partite, segui i giocatori e seguo le squadre. So, Chi pensi uh, possa vincere l'anello? Um, you know, Penso uh, che i Lakers abbiano team, possibilità, and, uh, ma anche no, i Clippers hanno un'ottima squadra. A destra in invece the vedo bene i Bucks, i Celtics, Celtics ma anche i Nets, con Kevin Durant and, uh, e Kyrie uh, Irving. So, Irving. Sarà so molto molto interessante. Voi seguite l'NBA? Io poco. Seguo ogni tanto quando posso il Warriors, sì. che c'è Stephen Curry che è un fenomeno perché faceva lo stesso gioco c'è uno che ha una sensibilità, una velocità di tiro come lui non l'ho mai vista in vita mia come te no, no. È lui è incredibile, cioè chi, chi, fa, chi ha quel ruolo non riesce a capire la, la, la potenza e la velocità che lui ha che poi è un giocatore fisicamente normalissimo perché oggi è tendenzialmente la pallacanestro è diventato un gioco mm, fisico più che tecnico. Negli anni 70-90, quando giocavo io era più tecnica che fisicità. Oggi è cambiato tutto, ma non solo nella pallacanestro ma anche, negli altri, anche negli altri sport. E vedere esatto, lui che un sì, sì. Mingerlino così fa delle cose. Benissimo, ci prendiamo un attimo di pausa, ritorniamo fra pochi istanti. Benissimo, dopo la pausa pubblicitaria rientriamo in uh, programma, rientriamo in campo e rientriamo nel campo dedicato allo spazio vintage. Questa sera come vedete abbiamo Amos Benevelli, eh, un bomber per tutte le stagioni, soprattutto quelle stagioni vissute su quei gradoni e su quel parquet che hanno fatto la uh, storia di Pesaro. Come dicevamo prima, eh, di Novellara, eh, arrivi qui nel 76-77, l'anno dopo Peppe Ponzoni. Ma eravamo ancora in A2. Eravamo. Sì, eravamo in A2. Sì. Sì. Avevamo un certo Laio Stott sì, io... in panchina, un certo Eligio Palazzetti alla presidenza e un certo la, la famiglia Scavolini agli inizi, agli del, inizi esatto. della loro sponsorizzazione. Anni fantastici, anni soprattutto per Pesaro che ha sempre stato nei, 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 nei fondi, però eh, hanno trovato un nuovo sponsor che aveva una passione incredibile e da lì è partita tutta l'avventura della Scavolini, tutto il futuro. Abbiamo il primo anno, abbiamo faticato, il secondo anno è stato meglio, poi il secondo anno siamo saliti, siamo andati saliti, in a esatto. uno. Con Thomas e Schaeffer. con Thomas, Thomas Scheffler, sì. Thomas in A1 anche in A1 abbiamo sofferto il primo anno, abbiamo fatto gli spareggi. Sì, esatto. Il secondo anno uguale, dopodiché la famiglia Scavolini ha deciso adesso basta soffrire. Ed è lì che hanno investito, è lì è cominciata la cavalcata che è durata tantissimo sì, tempo. Sì, ecco facciamo un passo indietro. Adesso io avevo citato nella prima puntata, quando parlamo di Joe Pace, un aneddoto che ti prende come protagonista. <ride> Joe Pace in una partita contro Rieti si arrabbiò e a un certo punto, adesso me lo confermi se è leggenda o meno, decise di non giocare più perché gli dovevate dare la palla e invece la davano sempre a te e ogni volta che arrivava la palla Benevelli tirava. Sì. Lui si arrabbiò talmente tanto che chiese... Vero, il campo. È vero, è vero. È vero, è vero. <ride> ma... Basta sto Benevelli. <ride> ha ha detto, non passi... Mi dicevano non passate mai la... Non passi mai la palla. Mi dicevo, Gio. Quando noi siamo in attacco te ancora sei in difesa, noi, noi giocavamo alla Garibaldina perché era, da noi era tutto velocità, tutto velocità e succedeva che, sai, quando giochi in contropiede è normale che hai più possibilità di un, di un, di un centro che arriva, arriva in esatto. ritardo. E questa era, era una, sì, ma è vero. È vero, è vero, è vero, è vero. ecco, per finalmente dopo nove vero, puntate riusciamo a avere la conferma. Iniziano gli anni d'oro, arriva Holland, Bui, arrivano Kicianovic, Silvester, Magnifico, Ario Costa, eccetera, eccetera. Jerkov E nel 1982 eh, la finale Scudetto contro la Billy e qui Marco ti deve ricordare alcuni episodi, eh, giusto? Sì, sì. Vorrei che Amos mi raccontasse la scena di quel pallone perso con una partita vinta. Ma lì bisogna andare a monte. Quell'anno è stato l'anno... Secondo me è una delle squadre più forti. Noi arriviamo primi, mi sembra che il Billy fosse a distanza di 8 o 10 punti da noi. E l'anno dei 45 punti in casa o sbaglio? Sì, sì, che quella Dan Peterson se l'è legata al dito, ancora oggi la racconta. Eh. gli avevo fatto 41 io. <ride> sì. Quanti? 41. Mamma mia, e loro tecnicamente erano sotto di noi. La prima partita in casa eh, hanno praticamente eh, picchiato Kichanovic in, in tutti i modi possibili perché era l'unica ar arma in cui potevano difendersi per non perdere. Noi perdemmo in casa e si innervosì eh, Kichanovic che perdemmo di poco. Eh. Al ritorno tornando all'episodio che mi chiede Marco, avevamo 50 secondi alla fine. Eravamo avanti di uno. prendere prende rimbalzo Lancia, io ero da solo al canestro, un momento prima qualcuno era caduto, quindi era il terreno bagnato, io sono scivolato, sono volato in mezzo alle panchine io e la palla. Perciate. Praticamente saremmo stati a tre punti, a 50 secondi dalla fine, non c'era il canestro da tre, sarebbe stato difficile per loro sì. recuperare. Tutta un'altra storia. E qui a Pesaro non avrebbero mai vinto. Certo, di sicuro. Tutta un'altra storia, giusto? Eh, in però, gara 3 si andava. Sono episodi, veramente... episodi... Comunque, sì, io, io è direi... un peccato perché quell'anno veramente giocavamo, sì. la media nostra era sempre oltre i 100, giocavamo a 1000 all'ora, si giocava a memoria, veramente con, con Chichanovic era Chichanovic Silvestre, si giocava veramente... Eh. Io ho fatto vedere <coughs> a mio figlio che gioca, anche lui. Faccio vedere i filmati e ho detto: Ma voi giocavate così veloci, se ah, no? facciamo così noi tutte le palle in faccia riceviamo. Perché loro allora si giocava veramente la palla arrivava, viaggiava in una velocità. Sì. Si, sì, viava la palla, correvano i giocatori. Adesso è un po' diverso il basket odierno? È più, più fisico non è, non, è, non è come gli anni nostri, ecco. Marco. Mi parei raccontare io, Damos quello che eh, sei qui apposta, quello che ha dato la svolta, <ride> sì. Alla, alla, alla VL di oggi, cioè ehm, Supergamestre contro Mangano, 78 Pullman a Milano, un macello della miseria. Guarda, una cosa: quelli che l'hanno vista non ci credono. Quelli che l'hanno vista, pensate gli altri, no? Alla fine della partita, Scavolini e Palazzetti insieme, io che li ho intervistati, tu devi. Forse non mi credi, ma piangevano per l'emozione di quella. di quelle. Di quella e poi salvezza. è stato un episodio, un episodio anche fortunato. Allora, perché... Allora, Terenzi tira, due liberi, l'ultimo, quello che era decisivo, è girato il ferro, anzi no, 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 sì, sì, è girato il ferro e abbiamo vinto la partita. Incredibile. Sì, no, ma è quello l'episodio che è andato bene dove compesi in panchina che Sì, penso che è abbiamo parlato, <ride> già, storia vecchia. Già dall'inizio, <ride> ma il fatto che l'ultimo tiro ce l'ha la Mestre. Sì. Tira Wingo che Wingo non erano quasi tre, si sbaglia Wingo, due, due metri, sì. palla sul ferro, prende sì. rimbalzo Taviani per definita, finita sì. Quello sì. è un episodio, un episodio sì, che sì, ha sì. cambiato tutto, sì. perché altrimenti infatti mi sbagliavo col tiro di Wingo e Wingo. il canestro Messo dentro da Terenzi che è girato, è sul girato farlo, sì, sì. Poi è finalmente tutti col fiato sospeso e col fiato sospeso, però non ci avete lasciato quel giorno. Sì, che io abbiamo ha... giocato praticamente con un americano solo comunque, no, in mi sembra che la, è la settimana che l'hanno trovato. Ubriaco, sì, non era ubriaco, si era, andato era la lasciato andare. si sì, 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 sì. arrivato. Sì. Amos, scusa, nell'83 poi la conquista della Coppa delle Coppe, che è il sì, tuo traguardo fatto, principale. Sì, noi abbiamo fatto sì. la finale con il Vellorbano, sì. praticamente la finale ah, la dai, dai. eliminando il Barcellona, che il esatto, è il maggior Esatto, sì sì. Sì, 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 sì. Quindi quello è il tuo traguardo Itali, sì, traguardo d'oro, sì. insomma. E poi l'ultimo anno, una stagione così così, con tre allenatori. Sì, l'ultimo anno era, è stato un anno brutto, abbiamo cominciato con eh, Scansi, poi dopo Franco Bertini, poi è venuto Nicolici, alla fine giocavamo anche in coppa, è stato un anno così. Sì, esatto, tu giocavi con fattori. Bariutti, no, 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 no. Io sono arrivata quando c'era Gurini, nel 76 c'era Gurini, Gracelli. Amos, il compagno con cui hai legato di più in questi otto anni. Se non vuoi dare un nome, almeno tre. Ma no, qui, beh, qui per, per, per storico con, con Peppe, che era un Sì, esatto. Eravamo, immaginavo. Sì, abbiamo fatto tutta la. la Siete stati collanti Collanti da, da un passaggio all'altro. Esatto, della... Esatto. Lui è arrivato come Max Mobili. Eh? Sì, lui è arrivato un paio d'anni <ride> prima. Esatto. Beh. Siamo arrivati in, in uh, conclusione anche oggi, volevo ricordare a tutti i tifosi che siete ancora in tempo per uh, sottoscrivere la VL Card, e ce l'ha anche Tyler da fare vedere, mi raccomando un impegno importante per uh, la squadra, per dimostrare tutto il vostro affetto e tutta la vicinanza a questi colori che ci stanno continuamente, nuovamente facendo uh, sognare. Ricordiamo che potete partecipare anche voi mandando i vostri messaggi via Whatsapp al numero in sovraimpressione 346 367 3780. Non ci resta ovviamente che salutarvi, darvi appuntamento a giovedì prossimo, 21 gennaio, sempre alla stessa ora, ma attenzione anche alle repliche perché insieme a Canestro lo potete rivedere il venerdì alle 11.40 e alle 15.20 il sabato alle 16:15 e alle 22 e la domenica alle 10 e alle 15 ed ovviamente e qui invito anche tutti e tre, mi piace sia sulla pagina di Rossini TV che eh, pagina Facebook di Rossini TV che sul profilo Instagram Tyler when you go home click 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 Ci on internet due. on Facebook e Instagram. Già mettene due. <ride> esatto, uno su Instagram, uno su Facebook. E e invitiamo anche i nostri ospiti chiaramente a farlo. Un grande saluto a tutti, a tutti i tifosi, un abbraccio immenso e ci vediamo giovedì prossimo.